Spazio all'arte, l'arte di Nicolò Morales, l'artigiano e artista della ceramica. Non ho nessun rimpianto perché alla fine so fare altro, potrei fare altro, ma devo fare questo. Un predestinato alla ceramica, non solo un artista a 360 gradi che non si vergogna di definirsi artigiano, anzi, ma è anche uno street artist, un designer e molto altro, ma soprattutto, appunto, un ceramista. Nicolò Morales aveva 5 anni quando ruppe gli infissi della sua finestra e li trasformò in un dinosauro. È stato forse lì che inconsapevolmente o influenzato dai colori della sua caltagirone che è iniziato il suo percorso artistico. Dal suo spazio, un capannone periferico dove vive e opera, esce poco. Ci mostra alcuni dei suoi lavori, i pesci con la testa separata dal corpo per la dicotomia fra l'apparire, dice, ed il bisogno di nascondersi. Per gli artisti che lavorano la ceramica a Caltagirone e nella altrettanto importante, ce ne sono molte di scuole ceramiche, Burgio, lui si è ritagliato una cifra originale di invenzione, ma di grande consapevolezza della tradizione. Quindi Niccolò Morales è il punto di congiunzione fra il passato e il presente. La particolarità di Morales è anche un elemento che forse è stata la sua molla. Lui che usa colori così vivaci è daltonico. Poi sempre Vittorio Sgarbi mi seleziono per la Biennale di Venezia, per il Padiglione Italia della Sala Nervi di Torino. Sono diventato MAMO, maestro d'arte e mestiere, che è un titolo che si diventa tesori viventi e che io sappia sono il tesoro vivente più giovane d'Italia. A quel punto mi sono sentito in dovere di dichiarare al mondo il mio essere daltonico.